Jin. Yuna. Sei molto lontana da Jogaku. Non potevo stare lì. Chi è stato? Un generale mongolo. Altan. Ho sentito voci provenienti da Utsuna. Sta terrorizzando tutti. Ruba cibo e medicine. Stermina intere famiglie. Se qualcuno si oppone o tenta la fuga... Viene massacrato. Come una bestia. La locanda giù in fondo è di una mia vecchia amica. Non posso lasciarla con loro. La troveremo. E faremo fuori questo generale. La locanda è di qua. Chi è la tua amica? Si chiama Ichi. La conosco da quando ero bambina. Mi insegnò a sopravvivere. L'hai più rivista dall'invasione? No, sono anni che non la vedo. Controlliamo dentro. Da qui avremo un'ottima visuale. Quell'uomo potrebbe dirci cosa c'è dentro. Meglio parlargli prima che ritorni. Un samurai. Che cosa volete? Vogliamo aiutare. Non dovreste essere qui, se mi vedono. Stiamo cercando Ichi, gestisce questa locanda. Tu l'hai vista? Guardie! Traditore. Attenzione! Preparati! Samurai! Ichi, sei viva. Perché sei qui? Per salvarti. Mi hai condannata, Yuna. Facevo ubriacare gli invasori e li distraevo. Ma quando Altan verrà a sapere che cosa hai fatto... Eri in combutta con i mongoli per sopravvivere. Dovevi ribellarti. E tu dovevi andartene, come hai sempre fatto. Ha rischiato la vita per salvarti. Per il vostro bene, signore. State lontano da quella lì. Ichi, possiamo proteggerti da Alta. Dimmi solo dove posso trovarlo. Nessuno lo sa. Nemmeno i suoi uomini. Ma se volete attirare la sua attenzione... Parla. Cercate i suoi alleati migliori. Gli schiavisti giapponesi al suo comando. Dategli una lezione e... sarà Altana a trovarvi. Gli schiavisti chi sono? Chiedete a Yuna. Si ricorderà. Non so cosa sia successo tra voi in passato, ma lei ci vuole soltanto aiutare. Ha avuto la sua occasione. Che cosa ti ha detto? Poco. Se vogliamo attirare Altan allo scoperto, dobbiamo ottenere la sua attenzione. Lo spettro ce la può fare. Da dove cominciamo? Dagli alleati di Altan, gli schiavisti giapponesi. I fratelli Mamushi. Ichi ha detto che li conosci. Lei lo sa bene. Quei tre bastardi hanno una fattoria sul fiume. Quando sei pronta, ci vediamo lì. Attaccheremo insieme. Contaci. Grazie, Jin. Thank you.
Ce l'hai fatta? Sembra una fortezza. I fratelli Mamushi non vogliono che si sappia cosa succede dentro quelle mura. Gestiscono un campo di schiavi. Ci sei già stata? Io e Taka siamo gli unici a essere scappati. Quando vi imprigionarono qui? È passata una vita. Io e Taka eravamo bambini. Ricordi che è successo? Ogni dettaglio. Le percosse di Kichizo. L'alito fetido di Manzo. E le luride manine di Taizo. Se li uccidiamo, manderemo un messaggio ad Alta. Lo attireremo allo scoperto. Un messaggio a tutti coloro che pensano di scappare. I fratelli Mamushi erano crudeli, ma mai fino a questo punto. Altan tira fuori il meglio dalla gente. Jin, io non ce la faccio. Io non posso tornare lì dentro. Non ci andare. Resta qui. Compirò io la tua vendetta. Falli soffrire, Jin. Per Taka. Per ogni ferita che ci inflissero. Per le vite spezzate di quegli schiavi sfiniti che chiedevano un sorso d'acqua. Falli soffrire per me. Pagheranno la loro crudeltà e avrò le loro teste. Non basta. Non dopo che Altan li ha spinti a questo. Li ucciderò mentre dormono. Agirò nell'ombra. E Altan capirà che nessuno può sfuggire allo spettro. I mongoli non chiuderanno più occhio. Fallo. Jin, se qualcosa andasse storto, non farti prendere vivo. Di peggio. Ora questa testa. Ne mancano due. Non fatemi del male. Vi prego, sarò muta. Va tutto bene, mi occuperò degli aguzzini. Avremmo il controllo delle strade principali e delle vie commerciali. Non guardarmi così. Altan vorrà la sua parte, lo so. Ma perché dovrebbe? Sta per le tue colpe. Ne resta uno. Veloce, veloce, veloce.
Lo lascio agli insetti. Era l'ultimo. Devo tornare da Yuna senza farmi vedere. Sono morti. Non ci saranno più schiavi. Dimmi che hanno sofferto. Non quanto avrebbero meritato. Ma tutta Utsuna saprà che fine hanno fatto. Tutti quegli orrori perpetrati per anni. Io sapevo. Ma non ho fatto niente. Puoi fare qualcosa ora. Invieremo ad Altan un messaggio. Scritto col sangue, presagio di morte. Attiriamo i mongoli, mandiamo loro un messaggio. Voglio guardare. Nascondiamoci nell'erba alta. Attiro la loro attenzione. Ma guardali, scappano come cani impauriti. Altan lo verrà a sapere. Ma non sarà abbastanza. Fu un uomo a rapire gli schiavi di quella fattoria. Il lupo nero. Allora gli daremo la caccia e seppelliremo un altro amico di Altan. Stannerò il lupo nero sulla costa, vicino ai suoi vecchi terreni di caccia. Mi troverai là.
Jin. Che cos'è? Una bambola. Sporca di sangue. Il lupo nero schiavizza i bambini. Sì. E li rivende ai fratelli Mamushi. E dov'è? Ha un campo in fondo al sentiero, ma è pieno di guardie mongole. Allora moriranno con lui. Devo uccidere io il lupo nero. Ne ebbi l'occasione, molto tempo fa. Ma non ci riuscì. Posso aiutarti? Un attacco diretto. Facciamogli sapere che arriviamo. Voglio che si senta perso. Paralizzato. Certo. E quando avremo finito, Altan proverà lo stesso. Un mongolo. Se ci vede, avvertirà gli altri. Ci penso io. Arsaggio! Il campo del Polero è sulla costa, oltre gli altri. Andiamo. Conosci bene questo posto? Venni qui con Taka quando lasciammo gli Arikawa. Cercavamo un rifugio, ma trovammo altro. Non vedo il lupo nero. Il vigliacco sarà fuggito. Non può fuggire. Aspetta, quella nave mongola al largo. Forse è lì. Dov'è? Attiriamolo con le loro grida. Tutto ciò che ho fatto era per ordine di Altan. Tu schiavizzi i bambini. No, io... L'hai fatto per 20 anni. Imprigionasti me, Taka, per poi venderci ai fratelli Mamushi. Taka era il mio preferito. Ma da quel che ricordo fosti tu a condurlo da me. Io non lo sapevo. Yuna, è tu. Stai bene. Lasciamo questa nave. Bruciamola. Il fumo avvertirà Altan del nostro arrivo. Dovrà agire per forza. Jin,
Quel che ha detto il lupo nero è la verità. Che vuoi dire? Lo incontrai quando arrivammo a Otsuna. Mi offrì cibo e un posto dove stare. Chiesi se potevo portare mio fratello. Lui ci fece ubriacare. E poi... Taka non se lo ricorda. Ma io sì. Ero paralizzata. Potevo ucciderlo e salvare Taka. Ma avevo troppa paura. Non è colpa tua. Grazie a te non farà più del male ai bambini. Devo riposare. Torno alla locanda. Ci vediamo lì. Che è successo? Altan ha capito il messaggio. Ecco la sua risposta. Vuole vedervi al campo, vicino al confine di Kushi. La pagherà. Sarà fatta giustizia. Siete solo forieri di morte. È nostro dovere ottenere vendetta. Uccideremo Altan o moriremo provandoci. È il dovere di un samurai. Yuna è solo una ladra. E i ladri non hanno onore. Sistemeremo le cose. Te lo prometto. Le tue promesse sono proprio come te. Inutili. Prendiamo i cavalli. Sai che ci attende una trappola. Lo so, ma devo farlo per Ichi. Il nostro obiettivo è Altan. Ciò che è accaduto tra voi non deve intralciarci. Non capisci. Ichi era una schiava del campo dei Mamushi. Ci siamo conosciute lì. Si prese cura di me e Taka, difendendoci da quegli orrori. Fuggimmo grazie a lei. Fece le sue scelte. Non le devi nulla. C'è dell'altro. Giurammo di fuggire insieme da quel posto. Stavamo tutti correndo. Ma poi sentii le urla di Ichi. E continuai a fuggire. La abbandonai, Jin. Le devo la vita. Facesti bene a fuggire. Ho visto che uomini erano quei fratelli. Se avessi provato a opporti, ti avrebbero uccise. Il codice samurai contempla la fuga. Eravate bambini. A volte si può sopravvivere solo fuggendo. Il passato è passato, supera i sensi di colpa. Saranno d'intralcio nella lotta con Altan. Nulla dovrà essermi d'intralcio.
Eccoci. Attento. Non sappiamo quanti uomini siano con Altan. O dove si nasconde il bastardo. Altan, posso massacrarli tutto il giorno! Con altri cani bastardi. Altan, ora risponderai dei tuoi crimini. Non puoi giudicarmi. Hai ucciso la tua stessa gente. I fratelli Mamushi e il lupo nero erano traditori. Ti giustifichi così? È per questo che ora sei lo spettro e uccidi? Non mi stupisce che Ryuzo ti abbia tradito. Taci! È ora di farla finita. Fai di tutto per sopravvivere. Io uccido per la grande pace. Ata
Tu uccidi solo per te stesso. Avete ucciso Altan, ma la gente sa cosa avete fatto agli altri. Ora temono che lo spettro andrà da loro. La brava gente non deve temermi. Tu cosa credi, Ichi? Siamo dei mostri. Avete fatto ciò che dovevate. Addio, Yuna. Non dare peso alle parole di Ichi. Non voglio che la nostra gente mi tema. Non tutti comprendono le tue azioni o i tuoi motivi. No. Ma mi chiedo se sto esagerando. Se anche fosse, siamo noi a essere nel giusto.